Grandi festeggiamenti previsti a Magenta il prossimo 4 ottobre in occasione del compleanno di Santa Gianna Beretta Molla e ci sarà anche l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. La città di Magenta festeggerà con musica classica il giorno del 100° anniversario della nascita della Santa. Alle ore 21 nella Basilica di San Martino sarà eseguito lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini, una sequenza sacra in musica, e sarà presente in quell'occasione proprio l'arcivescovo Delpini. Il concerto alla direzione artistica di Totem e il supporto dell'amministrazione comunale è inserito nel programma ufficiale delle celebrazioni del centenario approntato dalle comunità ecclesiali e civili di Magenta e Mesero in collaborazione con la diocesi di Milano. Santa Gianna è infatti la terza santa più importante della Lombardia dopo Sant'Ambrogio e San Carlo Borromeo. L'evento vedrà la partecipazione del coro degli amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, dell'associazione Corale Enigma, oltre all'orchestra della città di Magenta e all'orchestra Antonio Vivaldi. Lorenzo Passerini è il concertatore e direttore. Si tratta in tutto di circa 150 coristi e 50 orchestrali. Penso che ogni magentino in questo anno speciale non si lascerà scappare l'occasione di vivere un momento di intensa elevazione spirituale, ad detto il parroco di Magenta Don Giuseppe Marinoni, proprio nel giorno che ha visto nascere 100 anni fa, a pochi passi dalla Basilica, la sua cittadina più illustre.